Ciao! Allora, mi vedete qui con questa pochettina obbrobriosa, direi. No, oddio, non è vero. In realtà è simpatica come idea, però effettivamente, oggettivamente, non è ciò di più femminile che io abbia mai visto. Questi qua sono i prodotti che mi hanno accompagnato tutta l'estate e giuro che non mi hanno accompagnato all'interno di questa pochette perché, come potete vedere, ha ancora l'etichetta attaccata perché è veramente una cosa oscena. L'unica cosa di tutta la collezione in cui secondo me la Biffoli ha toppato veramente. Comunque, allora, i prodotti sono questi qui. La pochettina in sé, vi ripeto, era anche intelligente come idea, nel senso che è impermeabile, quindi anche da portare al mare andava bene. Ha la visiera davanti, quindi una parte trasparente dove possiamo vedere cosa c'è all'interno. Il fatto di aver scelto una maschera da sub, sì, magari è carina come idea, però essendo comunque rivolta a un pubblico femminile, non penso sia la cosa più. E mi sembra strano perché poi la Biffoli fa delle cose veramente femminili, veramente graziose. Comunque, a prescindere da questa qua, sorvoliamo. All'interno c'erano dei prodotti che sono, vi ripeto, i prodotti che mi hanno accompagnato per tutta l'estate e sono della collezione Ipoa. Sì, io non la so pronunciare, quindi portate pazienza. Sono comunque la collezione a base di Monoi. Allora, io ho fattore di protezione 20, latte spray, il doposole aromatizzato al tiare, comunque sia sempre Monoi, a base di Monoi, e poi avevo due oli. Uno non ve lo posso far vedere perché l'ho appena finito e ho buttato la boccettina, e l'altro è questo qua, sempre della linea Monoi. Questo qui lo devo iniziare ancora e lo inizierò adesso perché, avendo appena finito l'altro, sempre della linea Almonoi, però questo qui ha anche è aromatizzato al cocco. Allora, vi spiego subito. Partiamo dal primo, che è questo qui. Allora, questo qui è un latte spray con un fattore di protezione 20. Io mi ci sono trovata Spero veramente bene comodissimo perché è spray, quindi agito e vaporizzo il prodotto, è molto liquido, si stende facilmente e soprattutto si assorbe facilmente, cosa che adoro è l'odore che vi lascia sulla pelle, vi lascia una profumazione di tiare buonissima. Tiare Monoi, veramente buona. Quindi la protezione c'è perché è un fattore di protezione 20, si stende facilmente, è comodo perché ha il vaporizzatore, quindi voi appunto vaporizzate sul corpo, massaggiate, si assorbe subito e senza parabeni e senza allergeni, quindi comunque un prodotto buono. Ed è un flacone da 150 ml. Qua dice che è water resistant. Io sinceramente, dopo aver fatto il bagno, comunque dopo un tot di tempo sotto il sole, lo riapplicavo. Quindi questo comunque direi che è un prodotto più che promosso. Insieme a questo c'è questo qui che è sempre della stessa linea, però è il latte dopo sole. Allora, scusa, vediamo se ce n'è. Sì, ce n'è ancora un po'. Posso far vedere. Allora, stesso concetto, spray, molto liquido, vaporizzo e massaggio. Allora, questo non mi è piaciuto come doposole perché è molto liquido, molto molto liquido, si assorbe troppo in Per quanto mi fretta. riguarda, io da un doposole mi aspetto che sia altamente idratante, lenitivo, che vada appunto a lenire eventuali rossoli dati dall'esposizione al sole, ma che comunque sia,
sia una textura abbastanza ricca, bella da spalmare, da massaggiare, di facile assorbimento, non untuosa, però a mio avviso questo è molto liquido. Io l'ho usato tantissimo, infatti praticamente non ce n'è quasi più, non so se riuscite a vedere, però praticamente è qua. Io vi dico, l'ho usato tantissimo perché essendo molto liquido, dà una sensazione di refrigerio. Quindi magari, non so, arrivavo a casa, facevo la doccia, mettevo comunque una crema idratante e corposa e poi magari nell'arco della giornata me lo vaporizzavo magari sulle braccia, sul décolleté, anche perché lascia una fragranza molto buona, la stessa che lascia poi il solare, il fattore di protezione. Quindi comunque sia, il prodotto in sé per sé mi è piaciuto. Se amate questo tipo di doposole, quindi questo tipo di idratante molto liquido, di facile assorbimento, che non si massaggia, questo è l'ideale per voi. Io, avendo una pelle eccessivamente secca, preferisco qualcosa di un pochino più corposo. Un'altra cosa che mi piace è che lascia la pelle molto luminosa. Luminosa perché idratata, perché all'interno non ha assolutamente niente, non ha glitter, non ha pagliuzze, non ha niente, però lucida molto la pelle. Quindi questo è un altro prodotto, sì, e anche questo qui è Contiene aloe 150 ml. Senza conservanti e senza e allergeni, poi quindi passiamo. comunque questo qui. Questo qui è l'olio. Allora, questo qui è quello aromatizzato al cocco. Io ho adorato alla follia, amato veramente tanto quello al tiarè. Anche questo è veramente buono, vi assicuro che cioè, è veramente cocco puro. Allora, io come lo utilizzavo? Dopo la doccia, quindi effettuata la doccia, tamponavo, un po' come utilizziamo tutti quanti l'olio di mandorle dolci, no? Tamponi sotto la doccia dopo esserti lavata e massaggi l'olio. L'olio a contatto con la pelle umida diventa tipo lattiginoso, l'acqua fa da veicolante e quindi si assorbe meglio e non lascia l'unto. Lascia la pelle profumatissima, morbidissima. È molto luminosa, tant'è vero che io l'altro l'ho utilizzato tanto anche come illuminante per il corpo, quindi praticamente ne mettevo in un barattolino un po' di prodotto, quello che secondo me avrei dovuto utilizzare per la zona interessata, ci mettevo dentro un po' di ombretto in polvere dorato, bronzo, a seconda di come mi girava al momento, mescolavo e lo passavo sul décolleté, sulle gambe, la sera per uscire, perché praticamente mi creavo da solo un olio luminoso. E questo qui vi dico, ragazze, è veramente Allora, qua molto dice che molto può essere buono. utilizzato anche sui capelli. Io l'ho utilizzato ogni tanto, ma vi dico molto raramente, sulle punte umide. Più che per una questione di idratazione e nutrimento, per una questione di lucidità, mi dava proprio lucentezza e poi un sacco di profumo ai capelli. Quindi, un po' come coccola, diciamo, me lo facevo ogni tanto. Non lo so, non mi ispira a mettere un olio sui capelli, nel senso che da quello che ho capito io, quest'olio va Sui applicato capelli umidi prima dell'asciugatura. trattamento Non lo so, sono un po' restia all'utilizzo dell'olio sui capelli se non come impacco, quindi poi da risciacquare. In realtà, da quello che ho capito io, questa tipologia di olio va utilizzata come trattamento nutriente idratante del capello. Dopo averlo lavato sul capello umido andrebbe un attimo frizionato e poi passare alla piega. Io in quel modo non l'ho utilizzato, quindi non vi so dire. Vi ripeto, sulla pelle ha un effetto meraviglioso e spettacolare. È idratante, si assorbe bene, non lascia unto e lascia una e che fragranza comunque sia nel ottima. complesso la linea mi è piaciuta.
punti negativi, vi ripeto, semplicemente il doposole non mi piace la consistenza, troppo liquida, quindi come doposole non mi è piaciuto. Questi erano i prodotti. E altra nota negativa da cestinare immediatamente è la pochettina. Vi lascio tutti i link nell'info box della pagina Facebook e del sito di Emanuela Biffoli. Qualunque dubbio abbiate potete lasciare un commento qua sotto oppure scrivere direttamente sulla pagina Facebook dove c'è Luca che comunque sia vi risponderà, anche se magari volete sapere dove potete trovare i prodotti Biffoli nella vostra città. Niente, questo è tutto e al prossimo video. Ciao!